Costruire la pace insieme. Venerdì 27 gennaio si è svolta la marcia Apriamo strade di pace, organizzata dalle ACLI e dai consigli di quartiere Chiusure, Uragomella, Villaggio Violino, Villaggio Badia. Alla proposta hanno aderito le parrocchie e numerose associazioni. Padre Marcello Storgato, Alfredo Bazzoli e Mauro Gheda, presidente di Mine Action Italy, hanno guidato il serpentone colorato. Forte la testimonianza del religioso saveriano, molto attivo nella campagna contro le mine antiuomo. La marcia è per la pace e quindi sappiamo quanto sia desiderata e quanto sia voluta e attesa, soprattutto da coloro verso i quali anche noi contribuiamo a fare la guerra. Quindi fare una marcia è un segno, piccolo segno, di adesione a questa volontà di pacificazione e di pace. Mine Action Italy è una delle piccole associazioni che cercano di contribuire a riportare la pace nel mondo e a ricreare quell'ambiente normale, sicuro, dopo le guerre, quando le mine, gli ordigni rimangono ancora sul terreno e possono recare altri danni dopo la guerra, soprattutto ai bambini. Sono appena tornato dal Bangladesh e col fuso orario sono un po' sconquassato, però effettivamente ho visto quanto la gente comune abbia il desiderio di una vita degna di essere chiamata vita. Più che vivere, tanta popolazione cerca di sopravvivere con il minimo e ci riesce. Noi dobbiamo dare loro la possibilità di esprimersi, di svilupparsi, di dare quella possibilità minima di vivere. Ideali ripresi e condivisi anche dall'onorevole Bresciano e dal presidente Gheda. Io credo che il vero tema che noi dobbiamo, di cui noi dobbiamo renderci conto è che è vero che la guerra non ci riguarda, è vero che le mine antipersona non ci riguardano, è vero che la Shoah, e cioè l'eccidio degli ebrei, è qualcosa che appartiene al passato, ma io credo che noi dobbiamo combattere il germe su cui tutte queste tragedie, questi mali che ci sono nel mondo è originato. E questo germe è l'indifferenza. Noi dobbiamo combattere l'indifferenza. Dobbiamo combattere l'idea che la colpa sia degli altri. Ciascuno di noi deve mettere un piccolo mattoncino per cercare di riaffermare i valori sui quali invece si può combattere, che sono gli antidoti al male che ha determinato queste tragedie nel mondo. E quindi credo che giornate come la giornata alla memoria, marce come la marcia della pace, abbiano questo grande obiettivo, quello di sensibilizzare, di aiutarci a combattere l'indifferenza, che è il male su cui poi germina la pianta delle tragedie che ci sono nel nostro mondo. È molto importante in un periodo come questo, dove in tutto il mondo gli episodi di violenza sono continui e minano la pace. E in questa sera, con questa grande partecipazione, siamo contenti anche noi di portare il nostro simbolo, il nostro messaggio e la speranza che possa in qualche modo ritornare la pace in tutti i luoghi del mondo. La marcia, partita dal quartiere Sant'Anna, è passata dalla chiesa di Santa Giovanna Antida e si è conclusa con un momento di riflessione alla pieve di Uragomella.